Sotterranei Pop, il rock di RLB. Eccoci qua, siamo tornati con Get in Veins, primo brano che abbiamo proposto questa sera da King of Slaps dei Killer Penis, secondo album per la band che è nostra gradita ospite al completo, tutti dall'altra parte del telefono. Speriamo che il viva voce regga bene. Buonasera e benvenuti. Buonasera, allora, si sente un bel chiasso giustamente quando si sovrappongono, però da adesso in poi, cari amici, uno alla volta, perché sennò poi facciamo un po' di confusione. Allora, secondo disco per i Killer Penis, questo King of Slaps, che è uno dei nostri dischi preferiti a questo inizio d'anno, oramai lo stiamo suonando in lungo e in largo durante questi mesi, l'abbiamo proposto tutto o quasi. Però iniziamo un po' a capire dai Killer Penis, adesso non so chi mi risponderà, siccome io non ho avuto modo di ascoltare il vostro primo album, faccio anche mea culpa, quindi parlare un po' di differenze fra il primo e il secondo. Facciamo anche noi mea culpa. Non lo riesco a fare, quindi insomma raccontatemi un po' voi che cosa è cambiato rispetto al lavoro precedente. Allora, innanzitutto è cambiata la formazione. Abbiamo cambiato la sezione ritmica, basso e batteria. E diciamo che Alice in Chains, il primo album, rispetto a King of Slaps, come sonorità o anche come struttura delle canzoni, è un po' più rude, molto più vicino a un punk 77, con qualche venatura anche hard rock. Alcuni ci hanno sentito anche un po' di glam. Invece con la nuova formazione, insomma, col disco nuovo, ci siamo più improntati su una scena scandinava, quindi Lucifer, Turbo Negro, anche a volte la Copter, comunque sia, insomma, questo quello che viene definito scam rock, via della scena scandinava. Abbiamo cambiato un po' le sonorità, quindi sonorità un po' più moderne, un po' più distorte, e soprattutto la velocità. Quello che era la pecca un po' del primo disco era, insomma, la velocità, siamo un po' velocizzati. Quindi ancora più persi nei meandri del
Rock and roll, avete fatto riferimento insomma alla scena scandinava, che poi è una scena di riferimento per quello che si chiama high energy rock and roll, quindi possiamo giustamente inserire anche in questa categoria il disco. È un disco che, ecco, ha proprio un bel tiro, quindi il fatto di averlo velocizzato direi che sia stata una scelta alquanto, diciamo, giusta da fare. Quindi a queste influenze che avete citato, mi fate capire che è stato proprio un percorso voluto andarvi a rifare a quella, la scena scandinava. E in questo senso, David e Puccio, che cosa hanno apportato di più, oltre a saper suonare velocemente? Ma oddio, ha portato poco noi di persona, diciamo. È stato un cambiamento un po' omogeneo di tutto ciò che faceva la band, ecco. Non è che siamo stati noi principalmente gli artefici, ma è stato un po' un cambio generale. Quindi si è arrivato, diciamo, gradualmente a trovare una nuova strada, che è finita appunto nelle canzoni di King of Slaps. Ce ne ascoltiamo un'altra, una delle, forse delle mie preferite, questa One Night of Pride. Non la preferita un po' di più. One Night of Pride, questo era un altro brano tratto da King of Slaps, dei Killer Penis, che sono nostri gaiti ospiti dall'altra parte del telefono. Se non vi abbasso il cursore si sente tutto quello che dite, lo sapete. No, ma non è andato in onda, tranquilli, me ne sono gustato io per gli ultimi secondi e sentivo i vostri commenti in sottofondo. Mi dicevate che anche questo è uno dei vostri brani preferiti. Un po' io penso che sia un pezzo che forse
meglio di ogni altro possa identificare il vostro suono, però mi viene da chiedervi, perché io ogni volta che ho a che fare, anche spesso, devo dire fortunatamente, con gruppi italiani che sono dediti al rock and roll, sappiamo non essere la maggioranza, né quelli che lo suonate come voi, quelli che lo suonano come voi, o quelli che l'ascoltano come me, però in Italia c'è tanto bisogno di rock and roll, eppure non si riesce così ad arrivare a diventare hype, mi verrebbe da dire, a usare questa parola lontanissima con la rock and roll. Secondo voi da cosa dipende? Questo è un problema, come è anche uscito fuori da altre interviste, questa è una domanda spesso ricorrente, no? E è un problema, secondo il mio punto di vista, di cultura proprio musicale, di come le case discografiche spingono sul mercato, diciamo, la massa, no? E quindi spingono tutti sulla merda che esce da reality e sul pop, no? Quindi la scena nostra rimane molto, molto meno in vista e molto meno, cioè io dico per fortuna tra l'altro, così secondo me dipende molto da come investono le case discografiche, si parla di hype tra virgolette. Anche sì, perché c'è da dire che una nota positiva c'è da dare, cioè all'etichetta indipendente, cioè fortunatamente nel loro piccolo tra virgolette, comunque sia, cioè c'è gente che spende energie per la causa, però purtroppo sono sempre comunque sia realtà piccole che sono convinto, cioè non ce la fanno a contrastare le major. Sì, almeno per quanto riguarda in Italia, perché poi magari all'estero sicuramente è un discorso diverso, di cultura generale. Sì, è vero, è una questione di cultura, anche di voglia di far ascoltare qualcosa di diverso, no? Perché poi bisogna metterci, anche voi avete parlato del pop da classifica, avete parlato di case discografiche, però bisognerebbe anche metterci in mezzo tutti i media in generale, iniziare dalle radio che purtroppo non fanno ascoltare suoni rock come si deve, anche se poi qualcosa riesce sempre a filtrare, però non riesce ad incidere sulla massa, no? Perché però un lato potrebbe, cioè almeno per come la vedo io, potrebbe essere anche una cosa positiva, nel senso, cioè, che il nostro è un genere di nicchia e se non tu vuoi è anche una caratteristica del genere. Magari se una major o qualcuno di più grande arrivasse a pubblicizzare o a far di un gruppo come noi sul genere nostro un fenomeno mediatico, magari perderebbe anche il significato, cioè l'essenza del genere, no? Non so, magari è un'impressione mia, cioè diventerebbe svenduto alla fine. Sì, però in questo senso poi è difficile che i giovanissimi riescano a scoprire, no? A fare dei Killer Penis magari un gruppo di riferimento, se non capitano nella vostra zona che vi vedano suonare, no? Abbiano la fortuna di vedervi suonare o andare in qualche negozio di dischi o avere una radio che fa sentire la musica dei Killer Penis, come, che ne so, penso ai Beatles, ai Cartoons o tanti altri, no? Potremmo fare decine di nomi, per fortuna, però poi diciamo in questo discorso manca in prospettiva una crescita, no? Anche del movimento, perché se restiamo una nicchia è buono. Sì, però quello che secondo me si è andato perso anche in questi anni è anche la voglia di ricercare, perché comunque sia, anch'io, cioè anche me lo faccio tuttora, come l'ho fatto quando ero più piccolo, comunque sia mi mettevo su internet, su YouTube, oggi con internet, ragazzi, se uno comunque sia
vuole arrivare anche alle cose un po' meno conosciute, ci arriva. Cioè, secondo me non c'è più neanche nelle gioventù, cioè, lo stimolo a cercare un a mettersi lì e a cercare un qualcosa di anche a comprare le fanzine, cioè c'è anche secondo me un po' di perdita di interesse dei concerti dal vivo, proprio nel ricercare la musica dal vivo e anche la musica un po' più particolare, perché non parlo delle persone che vanno, per dire, al pub la sera, che hanno voglia di farsi la vita, ma della musica dal vivo non gliene frega un cazzo poi alla fine. È proprio l'interesse di quelle persone, un po' la nuova generazione ha perso quella voglia di scoprire le nuove cose dal vivo, diciamo, di vederle proprio messe in pratica, certo, su un palco. Certo, poi diciamo, nell'epoca di internet manca il fratello maggiore o l'amico che ti vogliava sentire altre cose. Io faccio, visto che ho anche una certa età avanzata, ormai sono abbastanza vecchio, faccio da fratello maggiore per tutti i nostri radioascoltatori, e allora facciamo ascoltare il brano che dà il titolo all'album dei Killer Penis, si intitola King of Slaps. When I bet you the bar, don't know why, got 11 to play. Pull up fast and the candle breaks. Green goes up and the money goes down. What's up with you, don't you venture this far? Not they show, don't you show me the way. When I back, then you show them pain. Show me heat from my eyes to my eyes. With me, let's probably cry. Because my eyes in trouble. Can't face love a day tomorrow without regret. All we care one day of running back forever. Now the universe is right for us to still be there. Turn to red and the city occurs. Can't wake up on us in bed. Close my eyes in trouble. This makes love a day tomorrow without regrets. Oh, we can one day look blind and fight forever. Now the first is right for us to still be there. Can't be how you are because my eyes in trouble. This makes love a day tomorrow without regrets. Can't be how you are because my eyes in trouble. King of Slaps, questo è il brano che dà il titolo al nuovo album dei Killer Penis, che sono nostri graditi ospiti dall'altra parte del telefono, tutti al completo, Marvin, Lorenzo, Gigi, David e Puccio, che stanno rispondendo alle nostre domande, ma soprattutto stiamo chiacchierando di rock and roll, che è la cosa più che ci preme a tutti quanti, poi in fondo possiamo dire che sia giusto così. Ecco, che storie raccontate in King of Slaps? Di quello che più o meno ci succede intorno, quando si esce la sera, che va bene, succede qualcosa e dai, se te lo ricordi lo scrivi e poi ci provi a fare una canzone. Abbiamo altri 5 album da fare, no. Non si finisce mai. È vero, perché insomma quando si esce capita tanto. Ma perché questo titolo, il re degli schiaffi? Puntati, non si sa come mai. Questo è un che cos'è, un retaggio da Amici Miei, visto che voi siete toscani, no? Sì, una specie, sì, diciamo più o meno, dai. Che eventi, diciamo, personali poi sono riportati nelle canzoni ingigantiti, magari sì, metafora,
Anche perché poi c'è un bombardatore nel frattempo. Sì, come dicevo, dico, nel video di questa canzone mi pare che ci sia insomma, ci sono tutte scene di un fucilato. Sì, di... quella canzone lì parla di uno che era ubriaco e le spade invece l'ha prese, infatti il re degli schiaffi. Infatti è così. Non facciamo nomi, era perché è uno di noi. Certo. E allora lo indovineremo nel frattempo che c'è questa piccola pausa pubblicitaria, poi torneremo ancora con la musica dei Killer Penis. Restate con noi.